Roberto Mastroianni, ne ho già parlato qualche volta, a parte essere un amico e essere di origini calabresi, che sono, come ho già detto, due punti a suo favore, è un filosofo, è un filo semiotico anche se si vergogna di dirlo, è curatore d'arte, esperto d'arte, parapolitologo direi, cioè esperto di politica, membro di una commissione UNESCO, che magari saprei dire meglio di te di che cosa si occupa, invischiato diciamo nella politica locale, personalità molto eclettica, ha curato libri sul graffiti writing anche per Aracne, e sono molto contento di averlo qui. Oggi ci parla delle cose che vi stava iniziando a dire, gli lascio la parola e lo ringrazio. Di nuovo buongiorno, qui ci sono questi fili che produrranno una divertente reazione, cioè cadrò e voi vedrete. Come si fa? Entriamo in realtà presentazione. Poi su presentazione, destra, lì. Dalla depositiva corrente. Allora, intanto ringrazio Bruno per la presentazione e aggiungo alcune cose. Allora, chi di voi abita in una città? Questa non è una domanda capziosa. Chi passa dentro le città? Chi di voi abita in una città? Avete alzato la mano. Chi di voi attraversa quotidianamente delle città? Anche quelli che non ci abitano, immagino. L'età media vostra, cioè che più o meno siamo, siete nati? 90? Ok. Allora. La maggior parte, oggi vi vengo a raccontare delle figure eroiche, a loro modo, che sono degli street artisti e degli artisti, che sono anche degli eroi, ma che soprattutto sono degli autori, che sono anche degli eroi, che sembrano essere parte ormai del nostro immaginario collettivo, anche se lo sono in modo molto complesso rispetto a l'idea classica di artista e l'idea classica di autore. Allora, io mi chiamo Roberto Mastroianni, mi occupo di filosofia, in modo diversificato. Negli ultimi 10 anni più o meno ho dedicato tutta la mia ricerca alla ricerca applicata, ho utilizzato strumenti filosofici su fenomeni di senso più o meno complessi. Ho fatto della semiotica, insomma, l'ho fatta in modo un po' particolare, inserito in quello che ecco, avrebbe chiamato il campo semiotico, e pensando che questi oggetti, queste cose, queste forme, le tratti di senso e significato in cui siamo immersi, possono essere affrontati attraverso, ad esempio, una scatola degli attrezzi wittgensteiniana, foucaultiana, in cui le teorie semiotiche si affiancano alle teorie sociologiche o di altre scienze umane, antropologiche, politologiche, storico-artistiche, estetico-filosofiche, e che queste teorie possono essere utilizzate per spiegare dei fenomeni. Questo è il cappello. La mia attività di ricerca si muove tra due centri universitari di questa università, che sono uno del CIRCE, cioè il Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione, di cui ormai sapete tutto, anche che si chiama come una maga, ma soprattutto che è casa della maggior parte delle persone che avete visto in questo corso, immagino, e dall'altra parte una cattedra UNESCO in sostenibilità ambientale e territory management, che ha sede sempre in questa università e che è popolata prevalentemente di economisti, agronomi, sociologi, esperti di energia, e che si occupa di sostenibilità e territorio. Perché cosa c'entrano queste due cose? Cosa c'entra la filosofia, l'estetica con la sostenibilità e la la lettura del territorio da punti di vista? No, questa cosa non è stata intelligente. Da punti di vista differenti, ma c'entra molte cose, cercherò di spiegarvelo senza distruggere le potenti tecnologie di cui siete dotati, però io ho bisogno di vedere
Io bisogna vedere la lavagna luminosa mentre vi parlo, quindi se mi metto qua non mi vede lei, se mi metto là mi vede lei ma lo vedo io, e come facciamo? Questo te lo metto qui e la telecamera rimane lì per forza. Ok, allora cerchiamo di produrre degli effetti di senso. Oggi parliamo di street art, graffiti writing e post-graffiti a partire da questa cosa che vi ho raccontato fino adesso, cioè da una cornice di lavoro teorico e non teorico, anche di ricerca sul campo, a partire da un contesto locale, che è quello torinese, che è un vero e proprio laboratorio ventennale, che in questi vent'anni ha preso delle pratiche subculturali e legali di graffitismo e le ha trasformate, attraverso un processo di legalizzazione e istituzionalizzazione, in uno dei centri di legislazione da una parte per quanto riguarda l'amministrazione comunale, politica, eccetera, e dall'altra parte di produzione estetica più importante d'Italia e probabilmente più importante d'Europa. Cioè, detto in soldoni, non è per provincialismo che uno si fa la ricerca applicata e la osservazione partecipata sotto casa, al posto di andare a Letombria, come avrebbe voluto Malinowski, ma uno se le fa sotto casa perché Torino è una delle capitali europee della street art e lo è diventata con un processo lungo che inizia nel 1999, quest'anno è il ventennale, per fortuna o sfortuna, visto che non ho più vent'anni, ho attraversato e accompagnato quasi tutto questo processo con diverse figure, come amico di quelli che poi sarebbero diventati gli artisti nelle periferie di questa città e dell'Interland, come collaboratore dei settori della pubblica amministrazione che hanno portato avanti un processo di legalizzazione, come studioso a un certo punto, come curatore, o con diverse figure, fino ad oggi, quando la mia figura è ancora una figura di consulenza per maggior parte dei progetti pubblici e per buona parte di quelli importanti privati di street art e post-graffitismo in questo territorio, ma di questo vi parlo dopo. Allora, il laboratorio torinese si sviluppa dal 99 a oggi attraverso un ventennale, nascono figure di riferimento nel mondo artistico italiano, nascono pratiche di produzione artistica, di studio e di legislazione molto all'avanguardia e ci sono tre tappe di questo percorso che sono Murate, Picturing e Toward 2030, che voi vedete nell'ultimo punto di questa slide, di cui parleremo anche oggi durante la nostra chiacchierata. Allora, nella prima tappa intermedia, 2010, vedete che tutto inizia nel 1999, nel 2010, per il decennale di questo progetto che si chiama Murate, tutto il percorso di accompagnamento precipita in una ricerca commissionata dall'amministrazione pubblica a questo centro interdipartimentale di ricerche sulla comunicazione di cui avete sentito parlare, che si chiama Comune Maga. Da questa ricerca, che dura un anno e che dura per tutto il 2010, che è la tappa intermedia di questo percorso ventennale, che carico in comitanza con questa cosa che si chiama Picturing, cioè con uno dei primi festival internazionali di grande impatto in Europa, che vede arrivare qui decine di artisti internazionali che realizzano grandi pezzi per quasi 3.500 metri quadri di pareti murali dipinte solo su quel progetto. Grandi artisti che realizzano grandi pezzi, alcuni dei quali li potete vedere qui attorno, ad esempio il pezzo che sta sulla parte di Palazzo Nuovo, sulla facciata cieca che dà sul Corso San Maurizio, è un pezzo di un artista importante, barceloneta, che si chiama Aritz, è un grosso pezzo narrativo in cui c'è questo uomo l'anziano vestito e poi svestito con i vestiti che cadono dall'altra parte, quel grande topone che in verità è una nutria sul Lungo d'Ora che ha lasciato grandi polemiche, quella nutria che mangia i topi di fogna tenendoli per la coda, quello è un pezzo di Roma, un artista europeo in cui
ci sono pezzi in tutte le grandi capitali europee, tutti e due sono due pezzi narrativi, mentre quello di Aritz, quello che vedete sulla parte esterna di Palazzo Nuovo, che vedete nella copertina di questo libro per essere chiari, è un pezzo che denuncia un evento realizzato di, a Barcellona, dove c'era lì a Barcellonetta, dove c'era il suo studio, c'era un anziano che viveva in un garage, aveva le sue cose accumulate lì, poi lui muore, arrivano i suoi figli, buttano via tutte le robe di questo anziano al limite della, tra l'homeless e il pensionato, e prendono soltanto poche monete che trovano nel garage, questo buttano tutto via. Alex è molto colpito da questa cosa e costruisce questo percorso narrativo che voi potete vedere in questa immagine. Per quanto riguarda Ro, ad esempio, il percorso narrativo è molto chiaro. Ci sono, c'erano le nutrie nei fiumi europei, c'erano queste grandi lontre, queste grandi bestie che assomigliano a delle lontre, non ci sono più perché c'è l'inquinamento, e quindi al posto delle nutrie ci sono i topi di fogna. Cosa fa la nutria? Si mangia i topi di fogna, e vedete la mia adorata topona, qui ho anche l'altro nome, si chiama Genovessa, ma non so se la sarebbe accorto, ma la dorata topona che tiene un topo di fogna per la coda, cerca di mangiarsela, e sotto c'è un cumulo di scheletri, di topi di fogna su cui lei è seduta. Cosa succede nel 2010? Un milione di euro spesi, Dipartimento delle politiche giovanili della Presidenza del Consiglio, Torino European Youth Capital, un grande festival, decine di artisti, la città trasformata in un album da disegno con artisti internazionali e torinesi che dipingono sui muri. Quella data, come accade molto in altre capitali europee, segna anche nella percezione degli abitanti delle metropoli europee il fatto che il dibattito sulle targhe, sul writing come vandalismo è stato superato. Il progetto, vi ho detto, Murat, 1999, nel 1999 dei ragazzini, erano chi 17, chi 18 anni, dei writer torinesi, decidono sostanzialmente che sono stufati di correre via la notte quando qualche vigile urbano della squadra antigraffiti li insegue, mandano una lettera a un assessore che si chiama Artesio. Questo assessore sostanzialmente accetta la provocazione e gli dà dei muri su cui dipingere in modo legale. 2019, quindi inizia questo progetto che si chiama Murarte. Murarte è un progetto di legalizzazione e istituzionalizzazione. Pareti della periferia o del centro, più o meno private, più o meno pubbliche, più o meno degradate, vengono date in mano a writer che ci fanno dei pezzi, fanno del loro fame e le fanno in modo abbastanza protetto e istituzionalizzato. 2019 è in corso un grosso progetto di comunicazione sociale, mi permetterete di dire, che si chiama Tower 2030, What Are You Doing? Tower 2030, cosa stiamo facendo, cosa state facendo, eccetera. Un grande progetto di comunicazione sociale, portato avanti dalla città di Torino, da Lavazza, quella del caffè, e dall'ASVIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ovvero un'associazione con solo una cinquantina di enti di ricerca pubblici e privati, multinazionali, aziende, banche, enti pubblici, che si occupa di diffondere la cultura della sostenibilità e raggiungere i 17 obiettivi ONU 2030 di sostenibilità ambientale. Queste tre realtà, cioè città di Torino, Toward, città di Torino, ASVIS e Lavazza, stanno producendo una campagna di comunicazione sociale che voi potete vedere per la città. Ad esempio potete vederla davanti al campus Einaudi, dove c'è un grande pezzo di Veso sul diritto allo studio, sul goal dell'educazione sostenibile, in cui 17 artisti internazionali, scelti da una commissione curatoriale di selezione, tra virgolette, che contiene tra gli altri me, Michele Mariani, che è il direttore creativo di Armando Testa, un esponente di ASVIS, e Francesca Lavazza,
Questa commissione seleziona 17 artisti di carattere internazionale, alcuni torinesi, molti internazionali. Ogni artista realizza un pezzo e questo pezzo è legato a uno dei 17 obiettivi ONU. L'obiettivo di questa operazione è far diventare la città di Torino la prima città ambasciatrice dei 17 gol nel mondo, come attraverso la street art. Cioè queste tre tappe di questo laboratorio torinese, in parte le mettiamo come contesto, le mettiamo come, come le lasciamo sullo sfondo di una narrazione che oggi vado a farvi e che vi vado a fare in modo abbastanza, come dire, tagliato con l'accetta, perché immaginavo che molti di voi avessero visto dei graffiti o dei pezzi murali in giro per la città, che sapessero chi è Banksy, che gli piacesse l'estetica che esso veicola o che veicolano i suoi colleghi, ma immaginavo che anche alcuni di voi non sapessero quasi nulla del fenomeno, quindi ho costruito dei blocchi teorici e, come dire, storico-artistici, tra virgolette, molto tagliati con l'accetta, quindi se qualcuno di voi si annoia mentre vi... va bene lo stesso. E nel frattempo, mentre facciamo questo piccolo percorso in che cos'è graffiti writing, graffitismo, urban art, street art, raccontiamo una cosa che è fondamentale per questo seminario, che è il motivo per cui i nostri eroi sono anonimi anche quando non lo sono, o sono conosciuti quando sono anonimi, ma soprattutto i nostri sono eroi contemporanei, proprio perché autori di una particolare pratica di scrittura metropolitana. Il 2010 c'è questa ricerca, nel 2011 c'è un grande convegno internazionale a Torino, organizzato sempre da Circe, la ricerca l'ho condotta io, il libro è uscito nel 2012-2013 per Aracne, ancora in commercio, ne ho qui una copia, devo pure vederla. È interessante perché all'interno del libro, oltre ad esserci tanti amici, studiosi, eccetera, c'è anche una parte finale con una serie di appendici, tra cui tutte le delibere comunali che hanno permesso la realizzazione di Pickering, oltre ad esserci dei grandi studiosi che hanno nella seconda parte presentato un loro contributo, tipo il nostro compianto Omar Calabrese, e vabbè, amici come Massimo e Ugo Volli e altri che vedete o avete visto. Partiamo da tre citazioni per il nostro viaggio. La prima: che ogni città riceve la sua forma dal deserto cui si oppone. Non avete bisogno che vi spieghi chi è Italo Calvino, la muraglia e le papiere dell'Atenai neanche vi spiegherò chi è Valéry, so che lo sapete, vero? Io non gliel'ho mai detto, ma spero lo sappiano chi è Valéry. Il muro si sa, attira la scrittura di un certo Roland Barthes, anche lui sono sicuro che lo conosciate. Questo è il libro che vi ho raccontato. Cos'è? Cos'è il graffiti writing? Il graffiti writing è molte cose, ho bisogno di guardare questa cosa. Il graffiti writing è molte cose. Per prima cosa è un'espressione artistica. Nella vulgata della percezione comune, se uno vi chiedesse che cos'è il graffiti writing o che cos'è il muralismo, probabilmente direste è una espressione artistica. Qualcuno continuerebbe a dire è una roba incomprensibile della gente che dipinge, che scrive sui muri, ma comunque diciamo, diamola come accettare, che è un'espressione artistica tardo novecentesca. Ed è un'espressione artistica tardo novecentesca che va verso i 50 anni e che nonostante abbia un'età ampia è in grado di essere diffusa e riconosciuta su tutto ciò il territorio globale come un movimento unitario. Non c'è, se vi chiedessi qual è il movimento artistico è riconosciuto e va, ed è considerato tale per 50, 60, 70 anni, nessuno di voi mi saprebbe fare un nome. Potreste dirmi, beh, l'arte concettuale è più o meno quella, ma l'arte concettuale non è un movimento artistico, ad esempio. Potreste dirmi molte cose, ma nessun fenomeno che noi conosciamo nello studio dell'arte ha un'evoluzione unitaria che ha dei codici e dei linguaggi che vengono mantenuti
nella sua evoluzione, una diffusione che va dagli Stati Uniti all'Asia, un'evoluzione che esplode nell'89 con la caduta del muro di Berlino e in meno di 10 anni riempie tutta l'Europa dell'Est, tutto il blocco ex sovietico, e che arriva in Africa, come in Australia, come in Latino America. Ogni luogo in cui arriva riarticola i linguaggi espressivi locali, mantenendo alcuni elementi unitari di fondo. Mi spiego. Nonostante nasca come pratica di scrittura, quando arriva in Europa o quando arriva in Africa, assume tratti di figurazione o di contenuti mitologici, culturali, del luogo, e li riarticola in pezzi di grande forma, di grande impatto estetico, ma vengono mantenute sempre alcune caratteristiche, tra cui la tag, di cui parleremo dopo. E quindi è un movimento artistico che nasce in un momento esatto, che ha delle sue regole, che ha degli artisti riconosciuti, che prima sono espressione di un mondo controculturale underground e che oggi sono elementi fondamentali del mainstream e del sistema e del mercato dell'arte. Cioè, si inizia con Taki, 183, si arriva a Banksy, si arriva a un'asta di Sotheby's del 2018 in cui una tela viene tagliata. Il percorso dall'underground newyorkese degli anni 70 a oggi mi pare compiuto. Oltre ad essere un movimento artistico, è una pratica di scrittura e di scrittura metropolitana. Ne parleremo meglio dopo, ma è una pratica di scrittura. Fondamentale che anche nel momento in cui diventa un'operazione artistica, in cui è presente la figurazione, il graffiti writing è sempre una pratica di scrittura. E qual è il luogo dove si produce la scrittura? Il muro, che è, come sa, e come sapete adesso anche voi, perché ve l'ha spiegato in citazione, come sa Roland Barthes, attira la scrittura. Quale muro? Tutti i muri. Inizialmente non tutti i muri, adesso tutti i muri. Di cosa? Delle città. Sì e no, anche delle campagne, alcune volte, come vedremo. Oltre ad essere un fenomeno di scrittura, ne parleremo con tranquillità tra un po', è una manifestazione estetica, un gesto, un'azione che si presenta anche come riappropriazione dello spazio urbano. E mentre si riappropria di uno spazio metropolitano, è un'affermazione di esistenza del writer, è un'affermazione di esistenza umana specifica, con alcune regole, e nata con una serie di dinamiche che si porta appresso. E, come vi ho detto, anche se è entrata a tutti gli effetti nel mainstream, rimane ancora un'espressione culturale, controculturale, uno stile di vita che ha delle caratteristiche, è antiartistica e ha fondato, si nutre, fa parte ormai di un'estetica di massa diffusa e in qualche modo ha preso come luogo della propria pratica scritturale, della propria pratica artistica, la città, che diventa una specie di grande quaderno in cui si può disegnare, scrivere, eccetera. Quindi, come vi dicevo, ha una diffusione ampia, globale, e ha delle caratteristiche da quando è nata, che permettono a noi di, come dire, disegnare una separazione estetica tra ciò che succedeva prima e ciò che succede dopo nella cultura di massa contemporanea. È un movimento anti-artistico perché, come dire, devo stare qua, non mi ho visto più. È un movimento anti-artistico perché rompe i limiti circoscritti dell'arte, se la prende con la società segreta dell'arte, quella società fatta di studiosi, di artisti, di collezionisti, di galleristi, che fino agli anni 70 erano il luogo in cui l'arte veniva vissuta e gestita come uno status symbol. Il primo momento, anche se poi non è proprio così come vedremo, però il primo momento di rottura è il momento in cui l'arte esce dalle gallerie, si riversa nella città di New York, e in cui questa, come dire, questa azione fa dell'arte o di quella percezione d'arte un affatto gratuito.
Non ci sono più musei, non ci sono più collezionisti, non ci sono più gallerie, ci sono le pareti delle città. È più complesso di così, lo vediamo così con uno sguardo retrospettivo, quando nasce in una maniera un po' più complicata, vedremo. Ma quando l'ambiente urbano diventa un album da disegno, succede che nei meravigliosi anni 70, in parte anche la critica contro un certo tipo di architettura modernista trova nel graffiti writing un elemento di azione, cioè i produttori e i fruitori del graffiti writing cominciano a vivere informazioni, immagini di quella specie di brusio semiotico che popola le città. Quando parlo di brusio semiotico parlo di cartelloni pubblicitari, affiche di qualche tipo, manifestazioni performative e o linguistiche di prossimità, cioè le culture del ghetto, le culture mainstream. Cioè questo brusio, questa attività semiotica, si riconosce in una cultura di massa che va a formarsi pian piano, in cui gli elementi di cultura popolare si precipiteranno poi in quella che viene chiamata pop art, in quel fenomeno che, come la street art, prende contenuti di cultura di massa e li trasforma in fenomeno artistico. Tra la lattina del Campbell di Andy Warhol e gli elementi di una cultura pubblicitaria riarticolata in modo ironico del graffiti writing degli anni 80 e 90, la contiguità è abbastanza netta. Non vi ho messo le foto di Andy Warhol perché, come so che sapete chi è Valéry, so benissimo che l'avete visto Andy Warhol nella sua lattina, quindi non l'ho fatto. Abbiamo tre fasi del graffitismo che noi riconosciamo, sempre a blocchi, cioè se dico delle cose troppo semplici qualcuno mi perdonerà. Anche il pubblico. Tre fasi, il pubblico televisivo, dico che venire a fare i seminari qui a Cerce mi sembra diventare una star. Ciao mamma. E vabbè, scusate, sono vecchio, mi divento così. Tre fasi. La prima fase, gli anni 70, in realtà inizia alla fine degli anni 60, ed è caratterizzata da un fenomeno prevalentemente strutturale che noi chiamiamo tag, e con un'azione performativa che noi chiamiamo bombing. Dopo gli anni 80, in cui questa attività di scrittura, di firma e questo bombing si restringe e la scrittura si amplia, compare il lettering, compaiono delle evoluzioni prevalentemente scritturali che poi diventano espressioni quasi figurative. Dagli anni 90 a oggi questo movimento si trasforma in compiutamente in quella che noi oggi chiamiamo street art o post-graffitismo, che è caratterizzato da molte cose, ma dopo me lo spiego. Anni 70. Vi ho detto, una firma come manifestazione di esistenza, un violento utilizzo di marker per mostrare la propria pervasività sul tessuto metropolitano, firme anonimato, controcultura, street culture, hip hop. Ovvero, io sono cresciuto negli anni 80, sono un po' più vecchio di voi, ero un ragazzino negli anni 80, quando voi siete nati io mi affacciavo al mondo della politica, dell'azione, della città, cioè nel 98 avevo 20 anni. A 20 anni la ricezione della cultura statunitense post caduta del muro, io ho visto anche il muro di Berlino, quindi, come dire, potete immaginare addirittura vedere Gorbaciov, presidente dell'Unione Sovietica. Ma nel 98, quando io avevo 20 anni, la cultura hip hop e il mondo dei favolosi anni 70-80, che fosse Madonna, Like a Prayer, Like a Virgin, o fosse l'hip hop statunitense, era già arrivato in Italia. E la cultura, ed era netta la nascita di una connection, visibile la connection tra quello che ancora era un movimento musicale, street culturale,
forte che si muoveva tra l'hip hop, un certo stile di vita che considerava il fatto di doversi fare da soli all'inizio degli anni 90 anche le bombolette perché non c'erano i tappini, il vestiario, le fanzine erano quasi tutte auto-organizzate, autofinanziate, chi andava negli Stati Uniti tornava col materiale, lo diffondeva, una specie di cenacoli da carboneria che alcuni miei amici animavano in questa città, in cui si spostavano e si, come dire, scambiavano influssi anche di tipo culturale e artistico. Il graffiti writing e il muralismo erano già arrivati in Italia negli anni 70. Erano arrivati con una storia molto interessante, perché erano arrivati a Bologna, dove Lali Novi aveva curato una mostra, aveva scritto un primo libro. Per tutti quegli anni, tra gli anni 70 e gli anni 90, 2000, non si è quasi più parlato di graffiti writing come espressione artistica, perché a un certo punto, quando migra dagli Stati Uniti e arriva qui, il primo luogo in cui il muralismo urbano e il graffiti writing si incunea sono i centri sociali. C'è una fusione tra la contestazione politica e quel sistema di espressione culturale. Quindi fino agli anni 90, quando ci si libera, ci si allontana dalla parte da Leon Cavallo, ad esempio, dalle manifestazioni legate ai centri sociali e alla controcultura di sinistra o anarchica, e il graffiti writing e la street art rientrano in fenomeni più diffusi. Ma all'inizio, negli anni 70, anzi dal 68 in poi, negli Stati Uniti, il materiale iniziale non era la bomboletta e non era la pittura, erano dei pennarelli con cui si sviluppava una pratica di firma in cui il writer firmava con il proprio pseudonimo e il numero della strada in cui abitava a New York, riempendo le pareti di tutti i luoghi a lui accessibili di New York con questa tag che era, nel caso della più famosa, Tag 183, era lo pseudonimo di un ragazzo greco di New York, Metrios, che abitava la 183esima e che riempiva insieme ad altri di quel periodo qualsiasi parete, anche in modo ripetitivo, con una battaglia tra i vari writer che si coprivano con le proprie tag. E quella espressione, quella firma, oltre ad essere proprio una firma, era, che però doveva essere anonima perché quello che stavano facendo era illegale, oltre ad essere una firma, era un'azione politica e estetica di riappropriazione delle pareti degradate e non, bastava anche solo anonime, dell'architettura modernista statunitense. Quindi chi stava firmando, firmava per dire: io c'ero, io sono qui, questa è la mia città, questo è il mio spazio, questo è il mio mondo, anche se è tutto uguale, è tutto bianco, l'unica cosa che lo fa differente sono le pubblicità della Coca-Cola o di McDonald's. Questa contiguità tra una controcultura underground e uno stile di vita caratterizzato dal do it yourself, cioè dal farlo da solo, fai i vestiti, fai la musica, fai la break dance, fai l'hip hop, non c'era ancora la trap, grazie a Dio. Comunque, detto questo, era un fenomeno importante negli anni 70. E come vi dicevo, inizia tutto nel 68. La prima firma di cui si ha la percezione è Julio, che copre nel 68. È nel 71 che Tacchi arriva alla notorietà a Manhattan, e arriva alla notorietà perché a un certo punto sul New York Times esce questo articolo che voi avete, dove è finito l'articolo? Che avete la vostra destra, no, sulla vostra destra, sulla vostra sinistra avete la tag di Tacchi, sulla vostra destra, sì, avete questo articolo del New York Times in cui per la prima volta il fenomeno è così dirompente, così diffuso, che il giornalista si chiede chi sia questo ragazzo e comincia a cercarlo fino a trovarlo. C'è questa intervista a lui e ai suoi amici, a lui, in cui dice: perché ve la prendete con me? Io poi alla fine sono un ragazzo, i miei pagano anche le tasse, cosa volete a me? Cioè, fa schifo sta città, io ci scrivo solo. Tendenzialmente. Questa è ufficialmente considerata da tutti la nascita del graffiti writing, nel 1971. E senza essere troppo enfatici,
noi possiamo considerare il 1971 come il 1917, quando un altro artista fa un'altra firma, la fa sull'ordinatoio e produce un'opera d'arte. La firma Tati 183, come la firma Richard Mott, posta sull'ordinatorio, produce un'appropriazione estetica ed artistica di un evento esterno, di un oggetto esterno. Come nel primo caso, la nascita dell'arte concettuale, o ready made, di Duchamp, prende l'ordinatorio, lo firma con lo pseudonimo, e quella è un'opera d'arte che sta nel nostro immaginario come l'appropriazione concettuale e di gesto di un oggetto già esistente. Così la firma Tati 183 messa sul muro trasforma un muro in un supporto con un oggetto d'arte. E succedono delle cose molto interessanti in quel decennio fino agli anni 80, sempre legate a questa cosa della firma. Per prima cosa c'è la consapevolezza istintiva nei writer, frutto di una forte riflessione artistica in Duchamp, che è il gesto artistico e la proiezione concettuale che ci permette di trasformare una qualsiasi cosa in un oggetto denso di valore e significato che noi, che la nostra cultura, chiamiamo opera d'arte. Cioè, l'operazione semiotica di trasformazione di un oggetto in un dispositivo comunicativo denso che si chiama opera d'arte, se è frutto di riflessione di un percorso di storia dell'arte, della storia dell'arte arriva fino a Duchamp, in base all'input tragico dal punto di vista estetico delle città newyorkesi di quegli anni, delle città di New York e delle città americane di quegli anni, è istintivamente un gesto di riappropriazione politico, perché ti riappropri del tuo spazio urbano, estetico perché è l'unico modo in cui puoi rifunzionalizzare e risemantizzare uno spazio urbano. Spero che non ci sia bisogno di chiedere che cosa significa questo risemantizzare e rifunzionalizzare. Gli anni 90, come gli anni 80, come vi ho detto, è la seconda fase che noi individuiamo, il lettering. Questa firma pian piano si trasforma in un'operazione visibilmente estetica, cioè la scrittura diventa, come dire, si gonfia, si restringe, le lettere diventano molto colorate, le firme diventano a quel punto delle strutture visuali, le tag diventano delle grosse immagini che vengono, visto che c'è anche la repressione in corso, c'è una squadra di poliziotti di New York che, tra parentesi, a fine degli anni 70, inizio degli 80, provoca anche la morte di uno dei ragazzi che viene arrestato, poi muore perché sembra che sia stato strangolato. Soltanto il responsabile del dipartimento della Subway, della metropolitana di New York, spende 15 milioni di dollari per ripulire in quegli anni i vagoni. Mentre si fa il lettering, si passa e quindi si progetta l'intervento estetico, si progetta questa scritta che non è più una tag ma diventa quasi una figura, la si progetta a casa, si fanno i bozzetti, si scelgono i colori, la si realizza su delle superfici, spesso le superfici sono i treni e non più i muri, perché i treni viaggiano per la città e quindi tutti li vedono, e quindi la battaglia non è più io che copro la tua firma, è io che la mia firma si muove ed è molto colorata in giro per la città, è più bella della tua, e quindi la gara è a quale del pezzo è migliore. Inizia a comprare la parola piece, pezzo, per i pezzi, appunto, che quando diventano molto grandi, luoghi molto, molto difficili da fare senza essere beccati dentro un masterpiece, e poi assumono delle caratteristiche stilistiche che in qualche modo continuano a essere da noi assunte anche in questo momento, che sono che i caratteri, i block letters, si gonfiano con questi
questo bubble style molto, molto gonfio, colorato, comincia a essere presente anche il 3D, comincia sostanzialmente a sfumare definitivamente la scrittura in segno grafico in quello che viene chiamato bubble style e via dicendo. A un certo punto sulla web, il fenomeno si è spostato, il fenomeno nasce nell'East Coast, nasce a New York. In questi 5-6 anni si sposta sulla West Coast. Lì il fenomeno, che era prevalentemente individuale nella costa est, ed erano ragazzi prevalentemente black o brown, che sostanzialmente vivevano in zone di ghetto e che facevano queste firme in giro per la città, migrando verso la costa ovest, incrocia le gang, incrocia le bande di latinos sostanzialmente intorno alla zona di San Francisco e Los Angeles, che avevano con sé, oltre la banda come clan, legata anche da simbolica o religiosa o di provenienza messicana o portoricana, da una, come dire, simbolica culturale latinoamericana, e da una forte cultura del tattoo, a questa si mischia anche una propensione per il figurativo, tipico della cultura latinoamericana. In quegli anni lì comincia una versione, una torsione figurativa che ha un feedback anche sulla costa est, che ha un feedback sull'arrivo in Europa e sulla sua diffusione. Arriviamo dagli anni 90 in poi. Negli anni 90 in poi succedono delle cose. Diciamo, il 99 è l'inizio di Murarte, vi ho detto. Negli anni 90 c'è l'uscita dagli Stati Uniti del fenomeno, all'inizio degli anni 90. Chi porta in Italia il creative writing sono prevalentemente milanesi, figli di borghesia intellettuale o commerciale italiana che lavora negli Stati Uniti. I padri di alcuni di loro erano dirigenti di aziende, lavoravano per multinazionali, passano dei periodi negli Stati Uniti. I figli entrano in contatto con la cultura del writing. Lo sto sempre tagliando a blocchi, perché abbiamo ancora un sacco di cose da dirvi in 40 minuti. Quando i ragazzi tornano a Milano, portano con sé il writing, portano le prime fanzine introvabili, portano i primi marker, portano anche materialmente i primi pennarelli, portano le prime bombolette e cominciano da Milano, Roma, Torino, Bologna a muovere questa ondata di sperimentazione grafica sui muri delle città, sui muri delle nostre città, che non erano abituati a questa cosa. Nello stesso tempo si comincia a diffondere una musica nuova anche in Italia. Uno degli esponenti di questa prima, due degli esponenti da ricordare di questa prima ondata sono le OTR di Novara, un gruppo POS di Novara, Frank Energy MC, che voi che siete giovani lo ricordate per delle canzoni melodiche. In verità i suoi primi album erano durissimi, molto forti, molto hip hop. Quella scena lì porta degli elementi in Italia, gli elementi in Italia cominciano a essere riarticolati. Stiamo parlando 92, 93, 94, 95, questa cosa si diffonde in Italia. Man mano che le città, le amministrazioni comunali cercano di capire cosa fare contro questi teppisti che scrivono sui muri, c'è di nuovo un incrocio con i centri sociali di cui vi parlavo prima, con Leon Cavallo, con gli altri spazi, e con un'estetica di massa tipicamente europea. I ragazzi che cominciano a fare writing crescono e molti di loro decidono, ad esempio, di studiare nelle accademie di belle arti, vanno al liceo artistico, si occupano di design, a tal punto che negli anni 90 alcuni writer vengono ingaggiati da due note imprese di produzione di zainetti e la Seven, l'Invicta, la Seven, l'estetica di quasi tutte i Seven degli anni 90 è ispirata e prodotta da quel fenomeno, anche materialmente da writer. Il mondo italiano giovanile, anche perché sta crollando la politicizzazione degli anni 90 post caduta del muro, anche perché c'è una commistione, il mondo giovanile
è penetrato da questa cultura. Questo significa che quando nel 99-2000 questi ragazzi non hanno più 14 anni, o 13 o 15, e magari hanno fatto l'accademia e hanno fatto il liceo artistico, hanno studiato design al Politecnico, diventano come il frutto di un percorso in cui trovano un'identità anche nel dire noi non facciamo soltanto i muri o i treni, noi siamo artisti. Questo è un fenomeno globale e in quegli anni il writing diventa street art e assume dei caratteri di post-graffitismo, sempre tagliandolo per blocchi. Allora, varie tecniche, poster art, postcard art, stencil, spray, sempre marker con i pennarelli, tutto quello che volete. I luoghi in cui viene realizzato sono i più diffusi, si arrivano le prime richieste dell'amministrazione come nel 99 a Torino di avere dei muri in cui fare le cose legalmente, quindi decidendo di avere uno spazio legale in cui dipingere, tra virgolette, questa cosa, questi pezzi, questa attività comincia a prendere contezza del contesto in cui si pongono i pezzi, cominciano a interagire con gli spazi metropolitani in modo artistico. E quella dimensione di estetica di massa e quei linguaggi pop mutuati dai cartoon, mutuati dai fumetti, dalla cultura cinematografica, dalla cultura pubblicitaria, vengono tutti riarticolati in modo iconico e ironico e cominciano a comparire questi grandi puppet, queste grandi figurazioni che affiancano scrittura, eccetera. Cosa rimane di tutto? Di queste tre fasi. Cosa sopravvive queste tre fasi? Qualcuno mi risponde? Secondo voi cosa rimane di queste tre fasi? C'è un elemento continuo in tutte e tre le evoluzioni che vi ho raccontato. Non si conosce l'autore. L'anonimato è uno, sì. E come si fa a non conoscerlo ma sapere che il pezzo è il suo? La tag è l'unico elemento che sopravvive dagli anni 70 ad oggi, inserita su un muro in solitaria negli anni 70, inserita in un pezzo come firma di uno post graffitista o di uno street artista oggi. La tag è su un grande, qualsiasi grande muro che voi trovate, su un muro di Vesod, c'è la tag di Vesod, sul muro di Fight 47, che è uno dei più grandi street artisti internazionali, sudafricana, che oggi espone tra New York e tutti i posti che potete immaginare, con grandi galleristi, sui suoi grandi bestioni c'è la sua firma. Di tutti, su quasi tutti i pezzi, di Banksy, ricordate Banksy, cioè ricordate Banksy, non ricordate i topi, le ragazze col palloncino, cioè c'è la continuità e la sua firma. La tag si mantiene in tutti questi 50 anni come uno degli elementi di continuità dell'evoluzione del fenomeno. Perché? Perché l'autore, in questo caso ha bisogno di anonimato, eccetera, ma ha anche bisogno di essere riconosciuto e di essere riconoscibile. Allora, la street art oggi mantiene rapporti molto forti con le altre discipline artistiche, si presenta come arte pubblica, si lavora su luoghi, su spazi urbani spesso ben definiti, concordati con le amministrazioni pubbliche, concordati con grandi aziende, finanziati. Gli artisti, dopo aver fatto quella cosa su un muro di grandi dimensioni, entrano in una galleria come artisti, fanno i designer. E questa dimensione di post-graffitismo e di street art in qualche modo, ve la dico come provocazione, fanno di questo fenomeno quasi un genere artistico a sé. Cioè è come se il campo fosse chiuso e in quel campo valgono regole diverse che per altre forme di produzione artistica. Cioè io posso anche fare una tela, dipingerla, posso anche fare il designer, posso anche fare l'artista concettuale come fa Banksy, perché Banksy fa l'artista concettuale, perché come avete visto voi a Venezia
fare parecchie tele scomposte con le navi e fare un'operazione di performance come quella che ha fatto o che si è attribuito in questi giorni, o come quella di far con l'aiuto della casa d'asta, senza l'aiuto della casa d'asta, non lo sapremo mai, quella di autodistruggere la sua tela. Quelli sono gesti di arte concettuale, di performance molto elevata. Cosa rimane del performer Banksy? Cosa rimane del... Rimane il riconoscimento di alcuni tratti linguistici, di codici e di stilemi che lo fanno uno street artista e non un artista normale. Cioè, la continuità del fenomeno, la scelta di scrivere sui muri, la scelta di una certa estetica, la scelta di una serie di linguaggi, e la continuità che va da 1968 al 2019. E quindi chiudiamo per un momento il pillolone sulla street art e graffiti writing. Okay. Allora, abbiamo capito fino a qua che sostanzialmente questo album da disegno è la città. E voi siete in un corso di semiotica, siete tornati di semiotici, e voi sapete, perché qualcuno sicuramente ve l'ha spiegato, che la semiotica si occupa anche di urban studies, che c'è un modo per leggere alcune cose al di fuori dei testi canonici, ad esempio le città, come se fossero testi. Esiste una semiotica urbana, esiste una semiotica urbana implicita, una competenza semiotica implicita in voi in quanto abitanti di città. Mi spiego. Quando andate per una città che non conoscete, sicuramente sapete che cos'è una piazza, che cos'è un parcheggio, cos'è un supermercato, cos'è una caserma, cos'è un ospedale. Sapete leggere i flussi del traffico, sapete leggere le dinamiche, e quella è una competenza semiotica implicita che voi avete nel leggere il testo urbano, che tutti hanno nel leggere il testo urbano. Però poi ci sono anche, come dire, delle modalità più raffinate di approcciarsi semioticamente a un tessuto metropolitano, perché la città, le città in cui vivete, quelle piccole come Torino, quelle piccolo-medie come Milano, le grandi metropoli come Città del Messico, ad esempio Caracas o New York, o non so, la grande metropoli come Mosca, le città sono molte cose, sono delle macchine che fanno le macchine per la trasformazione, per l'abitare, sono delle macchine per pensare, sono delle macchine per vivere. Nella città entra un flusso di, quasi sempre un flusso di merci, energia, persone, cose, che vengono consumate, rielaborate, trasformate. Le città sono state di un metabolismo, sono degli organismi. Ad esempio voi non immaginate, ma se ci fate un po' attenzione potete immaginare quanta energia ci voglia anche solo per mantenere una città viva, quanta energia ogni giorno entra e viene sedimentata per far sì che l'asfalto su cui camminate rimanga coeso, che l'epidermide muraria, che la superficie rimanga coesa, che le strade funzionino, che i riscaldamenti nelle vostre case funzionino, quanta energia ci vuole per mantenere la luce accesa in città la notte. La città è un organismo prevalentemente utile, è la prima tecnologia umana, la prima tecnologia complessa umana, che permette la sopravvivenza di questo strano animale in plume, privo di artigli e di zanne, e coperto di vestiti, che si chiama essere umano. La città ha un suo metabolismo, entrano cose, ne escono altre, perché è trasformazione, luogo di industria, luogo di commercio, ma è anche una grande macchina per comunicare la città. Nella città succedono delle cose, ci sono dei percorsi di narrazione che vengono incisi materialmente nel tessuto metropolitano. Diciamo, la città è un testo fatto di discorsi, o possiamo dirlo in un altro modo, ci sono delle pratiche materiali e simboliche che noi chiamiamo discorsi, che
che danno forma a un tessuto metropolitano, materiale simbolico, che funziona come se fosse un testo. Quindi, quando noi guardiamo la città come macchina comunicativa, vediamo la relazione tra quello che chiamiamo testo urbano, da textus latino, cioè un intreccio di elementi, materiali simbolici che si stratificati, che interagiscono, e questo testo sostanzialmente è come se fosse la condensazione di discorsi, cioè di pratiche proiettate all'esterno. Quali pratiche? Le pratiche del commercio, della produzione, le pratiche dalle più complesse, quelle politiche, sociali, a quelle meno complesse e più diffuse. Cioè, tra il potere civile e religioso che disegna la nostra città, scegliendo i nomi delle strade con la toponomastica, all'urbanistica che decide come una città deve crescere, essere costruita, al modo in cui sostanzialmente voi usate singolarmente il vostro ambiente urbano, perché decidete di andare a fare una passeggiata col fidanzato o con la fidanzata, è diverso che decidere di andare a fare shopping. Tutto questo, oppure relazionarsi a quel brusio semiotico che sono le affiche pubblicitarie, eccetera, è diverso che relazionarsi a un'opera di arte pubblica posta al centro di un parco cittadino. Queste pratiche, questi discorsi, queste relazioni tra gruppi e singoli proiettano delle materializzazioni in quello che noi possiamo chiamare testo, ok? In più la città, esistono due forme di città, o due pratiche, una città enunciata, diciamo, e una città enunciante. La città enunciata è tutta la città che viene costruita e raccontata attraverso discorsi di varia natura che producono un effetto unitario di senso. New York è New York perché è New York, cioè. Cos'è New York? È tutta la cinematografia su New York, è costruita in un certo modo. C'erano le Torre Gemelle, non ci sono più, c'è l'Empire State Building, c'è King Kong e la cinematografia, c'è Dos Passos e i libri su New York, c'è tutto quello che sapete su New York. Ci sono discorsi sociali, figurativi, costruttivi. Ma poi c'è anche una città enunciante, che è la città che nel momento in cui racconta o mette in pratica se stessa, crea la sua identità e l'identità di chi la attraversa. Guardate che avere delle piazze, città con piazze, in cui ci sono le panchine, e non avere città con piazze con le panchine, crea identità negli abitanti di una città molto diversa. Stare in una metropoli americana per cui bisogna entrare e uscire con una grande superstrada continuamente per entrare nei vari quartieri di una città, o avere una tangenziale che gira attorno alla città e poi vi fa entrare in un centro stratificato lì da 1200 anni, è diverso. Poter camminare a piedi, poter vivere il proprio tessuto, lavorare sostanzialmente... portarsi l'immaginario di una città di 5.000 anni o portarsi l'immaginario di una città di 80 produce identità diverse, e quella città ogni volta che è costruito qualcosa, una nuova strada, un nuovo edificio, produce dei discorsi su di sé e crea una identità su di sé e su chi la vive. In ogni modo tutte le città intese come testi hanno delle caratteristiche, cioè sono stratificate nel tempo, e questa stratificazione nel tempo di edifici, di pratiche, è sempre frutto di una certa conflittualità tra poteri, ad esempio. Mi sto annoiando? Mi state seguendo? Grazie. No, lo faccio perché detesto i cali di tensione. Decidere che un palazzo nobiliare del 400 a un certo punto diventa un municipio, o diventa una caserma, o diventa una palestra, o diventa una moschea, è diverso. Cioè le rifunzionalizzazioni del tessuto metropolitano ad oggi, nel contemporaneo, sono frutto di conflitto, ma sono anche stratificazione storica, perché se il palazzo dei Reali a Torino a un certo punto diventa un museo, vuol dire che la storia di quella città si è stratificata in un certo modo.
quando è stata fatta l'Unità d'Italia, decide di tracciare una via nei centri di tutte le grandi città che mettesse insieme il potere politico, cioè che mettesse insieme, collegasse il Duomo allo spazio del potere politico, e chiamarla via 20 settembre, è un segno di stratificazione di disegno molto chiaro, cioè è il potere politico che dice al potere religioso adesso c'è via 20, adesso abbiamo fatto il 20 settembre, noi stiamo qua, tu sei qua, ricordatelo tutte le volte che passi davanti a noi, ok? Oppure decidere che c'è un come dire un continuo sistema di rifunzionalizzazione, una ex fabbrica che diventa una discoteca, un'ex fabbrica che diventa un centro culturale, un'ex chiesa che diventa un museo, e i nomi delle vie che cambiano o non cambiano. A Torino esiste ancora una via che si chiama Regio Parco, esiste una via che si chiama Corso Unione Sovietica, l'Unione Sovietica non c'è più, non c'è più neanche la monarchia, eppure via Regio Parco c'è ancora, i Giardini Reali ci sono ancora, Corso Unione Sovietica c'è ancora e non c'è l'Unione Sovietica. In molte città italiane o in molte città del mondo alcuni nomi sono stati cambiati. Corso Unione Sovietica sarebbe potuto diventare Corso Russia e non so, Regio Parco, il Parco della Repubblica, oppure il fatto che alcune, Piazza Carlina, se voi dite Piazza Carlina, un torinese vi indica una piazza, ma si chiama in un altro modo, no? Cioè ci sono dei modi di utilizzare il testo della città e piegarlo alle nostre capacità di lettura, perché il testo metropolitano è anche leggibile, perché se è leggibile ci possiamo fare delle cose, sempre comunque ha una sua stabilità dinamica. Cioè Torino di 100 anni fa è Torino oggi, Las Vegas è Las Vegas tra 10 anni, 15 anni fa, 30 anni fa era Las Vegas. C'è una stabilità dinamica, visto che le città cambiano continuamente, ma rimangono se stesse. Per questo sono dei grandi organismi, dei grandi meccanismi. Rimangono se stesse anche quando muoiono. Perché se voi andate come dire, in una città, andate a Cipro, o andate in Grecia, o andate in Medio Oriente, e andate in Siria nella valle delle città morte bizantine, le città sono morte nel senso che non c'è più nessuno, perché dopo il VI secolo d.C. non c'era più nessuno, ma c'è solo le città, continuano ad essere lì, con una loro stabilità. Pompei, esiste la Pompei sotto, esiste la Pompei, come dire, storica, esiste la Pompei contemporanea, le città hanno una loro identità. Perché vi dico questo? Perché se voi legate le cose che vi ho detto nella prima parte alle cose che vi ho detto adesso in blocchi, è abbastanza facile e intuitivo per me dirvi che il graffiti writing è un sistema di scrittura e di scrittura del tessuto metropolitano. Inizia con della scritturalità, diventa figurazione, diventa un sacco di cose, ma è pur sempre un sistema di scrittura e di scrittura del tessuto metropolitano. Di che tipo? Allora, se io sono il potere civile e faccio la toponomastica di una città o faccio la urbanistica, ho un discorso egemone. Vi dico, dov'è che domani andate a fare la spesa? Dov'è che domani andate a pregare? Dov'è che andate a divertirvi? Dov'è che andate a fare shopping? Dov'è che andate a fare la carta d'identità? Vi dico anche quali sono i quartieri più belli e quali sono quelli più brutti da vivere. Se invece tu sei, come dire, soggetto a questo discorso egemone, puoi fare diverse cose. Ad esempio, puoi spingere per rifunzionalizzare alcune porzioni di città. Sei una minoranza religiosa, non hai un posto in cui pregare, puoi fare le manifestazioni fino a quando, a un certo punto, il potere civile, il politico, non ti dà un vecchio capannone e ci fai la tua chiesa. E se sei evangelico ci fai la tua moschea, se sei islamico, oppure no, capito, ci fai niente perché c'hai bisogno di un posto di divertirti, occupi una vecchia fabbrica e ci fai il rave. Stai facendo dei discorsi controegemonici, cioè ti appropri di spazi di città. Ma se sei un singolo, come negli anni 60 e 70 nella periferia statunitense o nel ghetto,
una delle prime cose che ti viene in mente di fare istintivamente per riappropriarti dello spazio metropolitano e riscriverlo è proprio riscriverlo, cioè scriverci sopra la tavola, farci disegni, fare queste robe qua. E questa cosa del fatto che io ho coscienza che posso in qualche modo risemantizzare, riscrivere il tessuto metropolitano da sotto, da subalterno e portarmi con me la mia controcultura, cioè oppure maturandola, facendola evolvere. Mentre scrivo sui muri scopro che avere, ad esempio, portare delle felpe col cappuccio è più facile che avere le stesse cappucce, così quando corro il poliziotto non ha capito bene che facciamo, ad esempio. Oppure avere dei pantaloni molto larghi con delle tasche molto ampie, cui mettere i pennarelli o le bombolette, è più facile che avere dei jeans attillati come un punk inglese degli anni 70-80. La controcultura diventa stile di vita, diventa discorso underground, anche politicamente impegnato rispetto ai luoghi del pianeta dove si evolve, per cui è chiaro che per me nelle metropoli europee, visto che io vivo i conflitti sociali, o i ragazzi che mi hanno preceduto facevano il conflitto sociale a Bologna, a Londra, a Parigi, per me quel sistema è anche un sistema di veicolare messaggi e conflitto politico, cosa che negli Stati Uniti ad esempio non era così evidente. Questa coinè, questa costellazione, diciamo, di senso, di valore personale, individuale, collettiva e culturale, si esprime tutto in questo fenomeno che noi chiamiamo street art, post-graffitismo, urban art, quello che volete, new dada, nei mille modi in cui avete voluto chiamarla, si esprime con un'evidenza per cui la scrittura del testo metropolitano è un gesto evidentemente personale. Che io usi una bomboletta, o io scriva un pennarello, io riscrivo il tessuto metropolitano. Questa roba vorrei che ve la tatuaste sul encefalo. Però perché avviene questa cosa negli Stati Uniti? Perché ci sono dei precedenti, perché c'è la possibilità di articolare questa cosa in un certo modo. E se io vi dicessi, sapete chi è Kilroy o Mr. Chad o Fu? Voi lo sapete chi è Kilroy, Mr. Chad o Fu? No, non sapete. Allora, questo è Kilroy. Questo meme, so che per la gioia dei giovani colleghi che studiano la memologia, questo meme compare tra gli anni 40 e gli anni 50 in tutti i luoghi in cui le truppe americane alleate si presentano durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha un suo anticipatore, questo meme. Kilroy was here, Kilroy è stato qui. Ha un suo anticipo il Mr. Chad was here, che accompagnava le truppe inglesi, prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale, o il Fu was here, che è un modo di dire australiano, diventa Kilroy quando tutte le truppe alleate alla seconda guerra mondiale si mischiano. Questa era una marcatura molto controversa, era una marcatura che compare nella logistica, nei vagoni. C'era un signore che a un certo punto ha detto di essere lui, ha vinto anche un treno perché negli anni 50 la ferrovia newyorkese gli aveva messo a disposizione un treno se qualcuno avesse trovato il vero Kilroy, e allora questo signore si è presentato con i suoi 40 colleghi, che era un muratore, uno di quelli che costruiva i palazzi, stando l'iconografia di quelli che stanno appesi sulle travi di ferro a New York. E i suoi 40 colleghi hanno detto sì, è lui, lo ha preso sto treno, l'ha messo in giardino, ci vado a giocare i figli, sto vagone della metropolitana. Ma la cosa interessante è che nella logistica, durante gli anni 40 e 50, ovunque arrivassero gli americani c'erano, nei vagoni, nelle strutture, nei blocchi di prefabbricato che poi faceva diventare edifici, compariva spesso questo meme, fatto anche in dei posti inaccessibili, perché man mano veniva costruito
a un certo punto che si era presa l'abitudine di disegnarlo, quindi la leggenda si vuole che ci sia anche sopra la fiaccola della Statua della Libertà, eccetera. Un'altra leggenda dice che quando Stalin a Yalta è entrato in un bagno, era stato allestito lì e ha visto Kilroy Wozir, si sia girato e abbia detto ma che cazzo è sto Kilroy, oppure che Hitler pensasse che fosse il nome di una spia onnipresente, un sacco di leggende. Il fatto sta che questo meme con questa firma è la prima testimonianza, sia anche Chad ossia fu all'australiana, ma il disegno era sempre lo stesso, intanto aveva dei capelli, un po' più di capelli, però era fatto così. Questa cosa è la prima diffusione di una firma anonima, come se fosse il papà o, o il nonno delle tag, che noi abbiamo come coscienza di ricezione nel Novecento. E questa cosa avviene con lo stesso meccanismo, cioè statunitensi, the president, in giro per il mondo, insomma, ancora le truppe in territori in cui non conoscevano la lingua, in territori che vedevano per la prima volta, in spazi metropolitani non metropolitani per la prima volta, segnavano dicendo, è come dire Mr. X è stato qui, come dire il cittadino Sam wants you, il wants you di Sam è stato qui, in giro per tutti i luoghi in cui le truppe alleate sono state, dagli anni 30 fino agli anni 30 agli anni 50 e 60, fino alla Corea, cioè parlando della guerra, seconda guerra mondiale, Corea, Vietnam, poi a un certo punto sparisce. Ma c'è un'altra cosa su cui voglio farvi riflettere. Voi sapete chi è Frida Kahlo sicuramente, conoscete anche i suoi anticipatori che sono Rivera, Orozco e Siqueiro, cioè il muralismo messicano, queste grandi figurazioni. Voi sapete, vero, che insieme a Frida Kahlo c'erano questi tre signori che facevano i murales in giro per Città del Messico, sapete, vero? Cercare su internet, va? Questi tre signori, di cui avete il nome là, non vi ho messo la foto perché sapevo che voi sapeste invece che fossero, cioè il grande muralismo messicano, il grande muralismo latinoamericano, un muralismo figurativo, dai tratti avanguardistici, molto surreale, influenzato dall'estetica delle avanguardie, ma nello stesso tempo, specialmente del surrealismo, ma nello stesso tempo dal recupero delle mitologie indie e autoctone latinoamericane. Nello stesso tempo è il veicolo prevalentemente di critica sociale, critica marxista, nato in Messico come spazio della diffusione nella città anche di un'estetica legata alla rivoluzione messicana. Quindi grande impegno politico, grande forma di figurazione. Diego Rivera era il fidanzato di Frida Kahlo, voi sapete chi è Frida Kahlo, ne sono sicuro. Ecco, questa attività di dipingere sui muri, dipingere opere d'arte figurative di grande spessore culturale e di riferimento simbolico, con una importante attività di critica politica e sociale. Memorizzare questa cosa. Allora, arriviamo ai nostri eroi, facendolo anche qui molto semplice, perché mi pare di avere un quarto d'ora, magari ne prendo 20 così. 77, compare Samo con la C di copyright. La C di copyright la sceglie Jean-Michel Basquiat. Samo è un soggetto collettivo, nasce come progetto letterario, non come progetto artistico, nasce in un giornale di una scuola dove Jean-Michel Basquiat scrive un pezzo per il suo giornale, insieme a lui ci sono Al Diaz, che era già un writer che si chiamava Bon Juan, e Shannon Downs e Mark Kelly, e questi ragazzi fanno questa fanzine, era il periodo del fanzine autoprodotte, in cui c'è questo ragazzo che conosce questo santone, gli dice ti faccio la religione, su misura che vuoi, la filosofia zen, l'ebraismo, qua, che cosa vuoi? Vuoi questa religione oppure vuoi la religione di Samo? E tipo più o meno, per quelli non troppo giovani, se lo ricordano, il Pippo Kennedy Show,
io porto la parola di Coelho, anche lì se mettete su Google Guzzanti Coelho, una L sola, vedete un pezzo di grande cinema e di grande televisione italiana, satirica. La religione di Samo è accompagnata da una serie di frasi, Samo è tutto, Samo è niente, una serie di frasi che diventano degli slogan che potrebbero essere scritti sui muri. Soprattutto c'è questa cosa che Samo, la religione non ti fa sentire in colpa, perché tu puoi fare tutto quello che vuoi e alla fine dei tempi il tuo profeta ti ha spiegato e basta dire che non sapevi di aver fatto la cosa sbagliata. E quindi Samo è un grande progetto di, come dire, letterario, artistico di questi ragazzi. Uno di questi è Jao Tartar, Bonguan, e decidono che queste frasi nel 77 cominciano a comparire attorno allo spazio dove vivono e cominciano a comparire sulle pareti della città di Manhattan. E vi ho detto che nel 71 c'è Taki, nel 77 c'è Samo, la CD copia viene messa da Michel Basquiat. Michel Basquiat entro poco lascerà la scuola, andrà in questo istituto d'arte a fare l'uditore dove incontrerà Kittery. Basquiat non è un writer, questa è la prima cosa interessante, non gliene frega assolutamente niente a Basquiat del mondo del writing e della street art. Basquiat ha un progetto artistico con questi suoi amici, a un certo punto pochi anni dopo il trio si spezzerà, Bonguan farà Bonguan, gli altri faranno altre cose, Basquiat continuerà a far Basquiat. Ma questa frase diventa, cioè queste frasi diventano frasi scritte. Quando nel 79, cioè tra 78 e l'80, queste frasi, che non sono più solo una tag, ma sono delle frasi delle proprie, sono le scritte più diffuse a New York. Nel 79 smettono di essere Samo è la religione, Samo è per farti stare bene, e diventano Samo is dead, Samo è morto. Basquiat da solo e comincia a scrivere Samo è morto. Ma non è che lo scrive proprio a quel punto ovunque in città, era una delle scritte più diffuse. Lui comincia a scriverle, guarda caso, attorno a allo spazio dove è collocata una galleria d'arte che era quella di Leo Castelli. Castelli era il gallerista di Warhol, cioè era il gallerista italiano, triestino, che aveva portato la pop art nel mondo, che aveva, cioè, il più grande gallerista statunitense di quegli anni. Quindi la scritta comincia a girare attorno alla galleria. A un certo punto, negli anni 80, si capisce che Samo e Basquiat, dei ragazzi staccano pure i muri con la scritta Samo is dead per andare a vendersi come ready made. Samo sparisce definitivamente, Basquiat diventa Jean-Michel Basquiat. E Jean-Michel Basquiat insieme a Kittery, voi avete visto parlando, cioè non vi ho messo tutte le figure perché io detesto i PowerPoint, ma nello stesso tempo io sono sicuro che voi abbiate in mente come è fatta un'opera di Kittery con i suoi omini, e sono anche sicuro che sapete chi è Jean-Michel Basquiat. Ho grande fiducia nelle istituzioni scolastiche che vi hanno portato fin qua. Allora, Kittery non è uno street artist, Kittery non è un writer, Kittery è un pittore con una sua estetica, dei suoi codici, una sua arte, una grande potenza, che ha deciso di fare sui muri i suoi omini. Basquiat è un pittore istintivo, pazzesco, capace di grandi innovazioni, che fa le sue cose, le faccia sui muri da un'altra parte, e Basquiat. L'unico elemento di continuità tra la street art, il graffiti writing e questa espressione è la tag. E la tag utilizzata per la prima volta come sistema di marketing per entrare esplicitamente nel mercato dell'arte. Siamo nel 78-80. Sono passati neanche 10 anni da Taki e da Julio a New York. In 10 anni la tag, sempre la tag, diventa l'elemento di un marketing utilizzato per entrare nel sistema dell'arte. Perché a Basquiat interessa conoscere Warhol, e sa che soltanto in questo modo, o con Samo is Dead e altre
perché di questo tipo riuscirà a attirare l'attenzione di Warhol e del suo gallerista, entrerà nella Factory, dove conoscerà Kittering e gli altri, e quella è un'operazione di marketing. A questo punto, quando si scopre chi è Samu, il Bong Wan, essendo un writer, non vuole che si sappia chi c'è dietro, cioè il trio si esplode nel 79, nel 78, perché Bong Wan non vuole che si sappia chi è, perché arriva dal writing, l'anonimato è fondamentale per lui. E Basquiat invece vuole sapere chi è, e si va a vendere per $100 al New York Times la storia di chi è, cioè che sono loro tre. Quella roba lì è evidentemente nel nostro gioco tra anonimia, adesso arriverò anche al focus di Grosseminario, se non sembra che io sia in giro a menare il terrore. No, niente terrore. Soltanto che questa è la prima crisi tra anonimia e fama che avviene esplicitamente nel mondo della street art. Rivendicare la propria identità è la tag che è diventata un'operazione di marketing. Sapete anche chi è Obey? Nell'89 a Los Angeles comincia a essere diffuso un adesivo con il volto di André Dejean scritto sotto Obey. L'adesivo è così diffuso che a un certo punto comincia a spargersi per gli Stati Uniti, uscire dagli Stati Uniti, ovunque Obey Shepard o ovunque coloro che recuperano i materiali che Obey mette in vendita e manda per corrispondenza, ognuno attacca questo adesivo in giro per il mondo, questo adesivo diventa uno dei meme, anche lì così sono contenti i vostri amici. Io sì, dite a Marino che scrive la parola meme, così è contento. Ma Marino, di grande diffusione. Nel 2008 l'invenzione di questo poster, che voi avete sicuramente visto, perché io confido nelle istituzioni scolastiche per la vostra cultura generale, quindi non vi metto Diego Rivera, ma ve lo andate a cercare. Questa è quotidianità, uno magari non l'ha vista, quindi veramente. Questo manifesto che nel 2008 per la campagna presidenziale, la prima campagna presidenziale di Obama, Obey Shepard realizza, diventa una delle cose più diffuse in tutti gli Stati Uniti, a tal punto che Peter Schilder del New York l'ha definita l'immagine politica americana più efficace dei tempi di Uncle Sam Wants You, che è questo. La cosa interessante è che vi è una grossa diffusione, Obama se ne appropria, attento a tutto ciò che è cultura di massa, lo stesso Obama se ne appropria, cioè l'ufficio di comunicazione della campagna elettorale di Obama se ne appropria per farne uno strumento di marketing politico. La cosa interessante è che nel 2019 la National Portrait Gallery di New York compra questo manifesto di Obey e lo mette in collezione. Nel 2019 l'Associated Press denuncia Shepard, Obey, perché la foto che ha utilizzato per fare quel poster ha i diritti ed è di proprietà dell'Associated Press. Sì, l'Associated Press è un'agenzia di comunicazione, cioè un'agenzia di fotografi, di fotogiornalismo come molte altre nel mondo, come la Reuters, come molte altre. E quella fotografia era di un loro fotografo e Obey la prende semplicemente e ci lavora sopra. Quindi per la prima volta, come dire, l'acquisto, cioè la concomitante l'acquisto di un museo, un pezzo di street art di street art in senso ampio diventa un pezzo riconoscibile, un'icona pop così riconoscibile da essere socialmente e globalmente accettato come un pezzo dell'identità politica degli Stati Uniti, entra in un museo importante come quello di Washington, nello stesso tempo qualcuno si pone il problema del copyright, e non è l'artista, si pone il problema del copyright chi ha realizzato la foto. E partono delle cause.
di Banksy, non vi metto foto perché mi rifiuto, perché mi avrete saturato nel cervello in tutti i modi. Poi vi do soltanto tre elementi di questo ragionamento che sto facendo con voi. Nel 2019 Banksy ha un bravissimo avvocato, che è lo stesso avvocato di Madonna e di molte stars, e di molte star del giusto statunitense. Ha intentato, Banksy è un marchio registrato, Samo è un marchio, cioè è scritto Samo e c'è la CD Copyright, ma non era un marchio registrato. Banksy non ha la CD Copyright, ma è un marchio registrato. Come tutte le cose fatte da Banksy sono registrate. Quindi la diffusione per fini lucrativi delle immagini di Banksy sono soggette al copyright dell'artista, che è rappresentato da uno degli avvocati americani più potenti rispetto al copyright, a tal punto che è l'avvocato di Madonna e tutte le grandi star della cinematografia e della musica statunitense. Nel 2019 ho fatto causa al Sole 24 Ore, che ha organizzato una mostra a Milano in cui c'erano una serie di opere e un'opera, la ragazza col palloncino, era utilizzata per farne la comunicazione. La causa è andata con la nostra corte, che ha detto no, si può fare. Cioè, la causa è ancora dubbia, cioè, c'è ancora una polemica tra Banksy e... Ed è lo stesso, e Banksy giustifica questo nello stesso modo in cui giustifica l'operazione del 2018, cioè la tela che si autodistrugge. Lui dice, visto che la street art è gratuita, se tu ti compri da me una ragazza col palloncino, una tela, pagandola $1,000 dieci anni fa, e adesso vuoi venderla a $1,000,000 da Sotheby's, io faccio in modo che quella roba si autodistrugga. Se tu vuoi usare la mia immagine che l'ha fatta per stare su un muro per farci delle cose tipo dei gadget, io ti faccio causa. Questo è quello che dice Banksy. Ed è interessante perché nello stesso modo in cui lui fa queste operazioni, fa il writing, cioè fa la figurazione sui muri, fa anche grandi operazioni come Dismaland. Voi sapete cos'è Dismaland? Sì, è questo, non ve lo dico, cercare Dismaland perché non ve lo dico perché eccetera, è come Dismaland. O come fa in questi giorni la performance alla Biennale di Venezia. Non sappiamo se la fa veramente o se la attribuisce soltanto, non importa. Quello che fa Banksy è come quello che fa Duchamp, è come quello che fa molta arte concettuale. Un'operazione performativa con una posizione di una firma che trasforma qualcosa in un contenuto semiotico compiuto dotato di un senso unitario che chiamiamo opera d'arte. Cioè decidere come in questi giorni che una bancarella in cui sono messe delle tele dipinte, in cui scomposte, che insieme fanno una grande nave da crociera, messa lì sulla banchina di Canal Grande in modo senza licenza, così i vigili ti mandano via, tutto viene registrato e io me ne attribuisco sul mio sito, i miei canali. Quell'opera lì, metà performativa, metà di azione concettuale, quell'opera là ha di nuovo un unico elemento che è comune a tutti quelli precedenti. Quale? La firma. E qui arriviamo a tutto quello che sostanzialmente dovevo dirvi. Siete così gentili a darmi altri 7 minuti, oppure per voi è troppo, volete andare? Allora, i 7 minuti sono per dirvi 3 cose e farvi vedere 2 filmati, che ci tengo a farvi vedere così è tutto compiuto. La tag o la firma, se si parla di street art, si muove sempre su un crinale. Uno, è costitutiva della stessa operazione artistica e di scrittura e di scrittura del tessuto metropolitano. Cioè, non c'è graffiti writing e street art senza un'operazione scritturale di firma che noi chiamiamo tag e che sostanzialmente come dire, afferma l'esistenza di un agente che è nello stesso tempo anonimo e nello stesso tempo riconoscibile. 2, è l'unico elemento che in tutta l'evoluzione dello stile dei codici del linguaggio negli ultimi 50 anni rimane costante e che lega i grandi pezzi figurativi con i grandi
con le operazioni scritturali dell'inizio. Due, cioè tre, da sin dalla nascita la critica al consumismo, al capitalismo e alle logiche di potere delle grandi metropoli, e specialmente nel mondo US, sono connaturate al sistema della street art e del graffiti writing. Il modo in cui la tag da una parte e il graffiti writing dall'altra e i pezzi figurativi dall'altra ancora sono uniti e si uniscono ai loro precedenti, cioè a Kilroy Was Here e a quella forma di muralismo che è il muralismo messicano, il modo in cui questo viene unito è il modo in cui l'autore si pone sempre come un eroe. Mi spiego. L'autore è sempre una specie di Robin Hood che o sposa teorie marxiste e fa la rivoluzione in Messico, o sostanzialmente fa il soldato delle truppe alleate mentre è in giro per la guerra, o fa il writer nel ghetto, o fa lo street artista in Europa e in giro per il mondo. L'autore è sempre un eroe che prende uno spazio brutto, disagiato, squallido, prevalentemente costruito da quello che potremmo definire, spero che nessuno di voi se ne offenda, le architetture, le costruzioni dei geometri, le case dei geometri, così la chiamavano la critica antimodernista negli anni 70, cioè un paesaggio urbano bianco, grigio, anonimo, in cui noi, cioè il writer e lo street artista, riarticola con l'intervento estetico appropriandosi allo spazio metropolitano, facendolo diventare bello e vivibile. Questo gesto eroico, singolare, non collettivo, di affrontare il sistema, smascherarlo, criticarlo e anche fotterlo, come direbbe Banksy, e anche fare saltare tutte le dinamiche di produzione e consumo che stanno al suo interno, questo, in questo sistema l'autore è un eroe, e l'unico modo per cui rimanga un eroe è che rimanga Robin Hood, cioè che la sua firma sia una firma che è connaturata, però in questo caso al gesto artistico, e il gesto artistico, per quello che vi ho spiegato fino adesso, che sia lui, ma non sia lui, che ci sia anonimia, che ci sia riconoscibilità. E l'andata e ritorno da Sam Banksy è questa: nel momento in cui io ho la firma, che sia poi esplicita come un'operazione di marketing per entrare nel sistema dell'arte, o che sia un'operazione di marketing come fa Banksy per fare critica politica, eccetera, eccetera, l'andata e ritorno è sempre lì. Dalla figurazione alla scrittura, dalla scrittura alla figurazione, l'unica cosa che rimane è quella. Adesso io vorrei farvi vedere, sì, faccio delle domande e poi vi faccio vedere un video. Lì ci sono i miei contatti, quello che vedete lì, tutto tatuato e disegnato in un mondo di graffitato e Levi-Strauss. Senza Levi-Strauss non esisterebbe molto della scienza che noi pratichiamo. Voi ringraziate Levi-Strauss insieme a tutti gli altri che ci hanno regalato filosofia e semiotica nel Novecento. Volete farmi le domande? Nel frattempo carico due video. I due video che vi voglio far vedere sono due video di due operazioni fatte a Torino, anzi un video che si chiama Sam, un'operazione fatta, questo mi serve per dirvi due altre cose con cui concludo. In questa fase di post graffitismo sbarra street art, l'eroe non si appropria solo di una porzione estetica della città, ma rivendica per sé quasi un ruolo di rigeneratore urbano in accordo con le istituzioni. I due video che vi voglio far vedere, anzi il video perché non abbiamo tempo, che voglio farvi vedere è il video di un gruppo di street artisti italiani che negli anni scorsi ha preso un parco di questa città molto disastrato, che è quello del Michelotti, qui in pieno centro, e lo ha trasformato in una grande operazione d'arte proprio con quest'idea: appropriazione, firma, tag, anonimato ma riconoscibilità, e nello stesso tempo rivendicazione di rigenerazione urbana. Se mi fate le domande, così poi vi mando il... Allora, io farei le domande dopo fuori, perché qua alle 11 sono tipo i bisonti che vogliono entrare. Vediamo prima il video e le domande le facciamo fuori piuttosto. Mi spiace, ma il tempo è tirato.
Ah, vi ho dato la mia mail, cioè lì la mail, la siete segnata, scrivetemi se avete.